amici di Radio Veritalia, oggi qui con noi, come vi abbiamo accennato pochi minuti fa, abbiamo un'attrice straordinaria, ma che dico, una donna fantastica. L'abbiamo seguita nella telenovela Amore senza tempo con la sua affascinante e simpaticissima Amparo, ma l'abbiamo conosciuta anche nei suoi primi lavori come Un amore di nonno e Il dono della vita. Signore e signore, è qui con noi Wendy De Los Cabos! Ciao Wendy, benvenuta, grazie di essere qui con noi, come stai? Hola Salvatore, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo y con Dalia, muchísimo gusto de compartir con ustedes y con su público estos momentos. È davvero un piacere averti qui. El placer es mío, Salvatore. Encantada de estar platicando y charlando con ustedes. Wendy, che piacere averti ai nostri microfoni. Grazie per averci concesso questa intervista, soprattutto per aver trovato il tempo da dedicare al tuo pubblico italiano. El gusto es mío. También encantada de estar platicando con ustedes y de que ustedes estén disfrutando tanto esta telenovela, este proyecto tan hermoso como Vivir a Destiempo, y encantada de que Amparito ande por allá haciendo de las suyas. Y el título en italiano es Amore senza tempo. Ah, pues encantada de que Amore senza tempo esté por allá tan bien picada y que el público le esté disfrutando tanto, y pues muy contenta de que mi Amparo Ábalos esté allá con ustedes. Il piacere è mio, sono felice di essere qui con voi e che vi piaccia tanto questa telenovela, questo bellissimo lavoro che è Amore senza tempo, e contenta che Amparito sia lì combinandone una delle sue. Bene Wendy, prima parlavamo dei tuoi primi lavori nel mondo delle telenovelas, Un amore di nonno e Il dono della vita, che abbiamo avuto modo di vedere anche qui in Italia. Che ricordi hai di queste tue prime esperienze televisive e come sei arrivata a Televisa? Pues mira, realmente yo empecé estudiando la carrera de actuación en Televisa. Yo me formé con la empresa Televisa, y fueron proyectos muy importantes en mi carrera. De hecho, El abuelo y yo fue mi primera telenovela, y bueno, yo la disfruté muchísimo. Conocí gente extraordinaria, actores maravillosos que hoy por hoy están haciendo mucho cine en pantallas internacionales, como Gael García, Osvaldo Benavid, infinidad de los chicos de ellos, que sobre todo los jóvenes están ahora brillando tanto. Fue un proyecto muy bendecido en el que yo me sentí muy contenta de mi tránsito por la empresa Televisa, muy contenta. Allora, Wendy ci dice che ha iniziato a studiare e ha formato la sua carriera di attrice a Televisa. Sono stati progetti per lei molto importanti. Un amore di nonno è stata la sua prima telenovela che ha amato moltissimo e nella quale ha conosciuto persone straordinarie, attori meravigliosi che oggi stanno lavorando nel mondo del cinema a livello internazionale, come Gael García, Osvaldo Benavid. Tutti i ragazzi oggi stanno brillando ed è stata una telenovela nella quale è stata felice di lavorare durante la sua permanenza a Televisa. Nella telenovela Amore senza tempo interpreti Amparo, ex moglie di Alessandro, interpretato da bravissimo Ramiro Fumazzoni, che è stato tra l'altro nostro ospite. Sei madre di Edoardo, un ragazzo che ha avuto problemi con l'alcol, e hai interpretato un personaggio davvero molto intenso, una donna molto sicura di sé, un po' superficiale, infedele ma molto forte, insomma un personaggio con molte sfaccettature che ha avuto scene più leggere, a tratti comiche, e altre molto drammatiche, come appunto la perdita di suo figlio Edoardo. Ma come hai ricevuto la proposta di far parte di questa telenovela e come è stato interpretare un personaggio come quello di Amparo? Bueno, mira, la propuesta de interpretar este personaje maravilloso vino en un diciembre en el que estaba yo realmente planeando reestructurar mi vida, y que venía mucho al caso con varios cambios que estaba yo llevando a cabo en mi vida, y llegó este personaje maravilloso que me invitó a participar Fides Velasco, la productora, y Elisa Salinas, que son las productoras generales, a través de Azteca Televisión, con la que trabajé durante 20 años después de haber salido de Televisa,
y fue un proyecto que llegó a mis manos también, que recibí yo con mucho amor, con mucho cariño, y un personaje tan hermoso, tan poderoso, tan fuerte, tan capaz. La vida nada es coincidencia, y Amparo Ábalos es sin duda una mujer poderosa, fuerte, inteligente, capaz, independiente y además con una libertad sensual y sexual que ejerce, y además con mucha responsabilidad. Es una mujer libre constelando en el mundo masculino. La proposta di interpretare questo personaggio meraviglioso è arrivata in un dicembre, in un momento in cui Wendy stava pianificando di cambiare alcune cose della sua vita, ed è arrivata da Fidel Velasco e Lisa Salinas, produttrici della telenovela, che le hanno proposto per Azteca, che è l'impresa per la quale Wendy lavorava da 20 anni, da quando lasciò Televisa. Il copione arrivò nelle sue mani e l'ha subito amato questo personaggio, perché Amparo è un personaggio davvero stupendo, vitale, forte, intelligente, capace. La vita non è altro che coincidenza, e Amparo Ábalos è senza dubbio energica, indipendente e con una libertà sensuale e sessuale che la rendono una donna libera nel mondo degli uomini. Avresti cambiato qualcosa del personaggio? Yo no, Salvatore, fíjate que es un personaje que yo siento que es un personaje, yo sentí desde el inicio que era un personaje redondo, estupendo, una mujer que se trasciende, una mujer acostumbrada a vivir con muchas comodidades, mantenida por su marido. Sin embargo, cuando su marido decide dejarla, pues porque se harta también de del comportamiento de ella y de cómo ejerce su sexualidad como muchos hombres la ejercen, pues la deja, y ella decide también volverse independiente y salir adelante con la cabeza en alto y empezar a trabajar, y por qué no volverse a forjar una vida como lo construye Amparo en el transcurso de vivir senza tempo. No, perché fin dall'inizio ha sentito questo personaggio completo, stupendo, una donna che va al di là di ogni cosa, abituata agli agi grazie al marito. E quando il marito decide di lasciarla perché si stanca dei suoi tradimenti, Amparo decide di rendersi indipendente e di andare avanti per la sua strada, costruendo poi qualcosa, come abbiamo visto in Amore senza tempo. Come dicevamo prima, Amparo ha avuto anche delle scene molto drammatiche, come appunto la morte di suo figlio Edoardo, vittima appunto anche dell'alcolismo. Ma se tu fossi stata nei panni di Amparo, avresti gestito la situazione nello stesso modo? Ay, mira, ahorita que me vuelves a tocar ese tema, Amparo es como una mujer muy luminosa, es una mujer poderosa. Es una mujer fuerte, capaz, inteligente, intensa, libre sexualmente y en muchos sentidos, libre y responsable, pero sin embargo, con estas escenas que vienen ahora, me lo dice Salvatore y me toca el corazón. De verdad, para mí en lo personal fueron escenas muy duras, fueron escenas muy dolorosas. Ahora mismo que lo recuerdo, siento un nudo en la garganta. Realmente vivir la pérdida, bueno, vivir la pérdida de alguien tan importante en tu vida o vivir de alguna manera en cierto aspecto cosas tan fuertes y tan dolorosas con alguien como un hijo es de verdad muy fuerte, muy doloroso, muy emotivo y muy... son escenas, son capítulos, son momentos que han marcado mi vida y que siguen en mi corazón como momentos por los que, pues bueno, a mí tampoco me hubiera gustado pasar, pero por los que también desafortunadamente he pasado. Amparo è una donna molto luminosa e forte, capace, intelligente, intensa, sessualmente libera. Però con questa scena che abbiamo visto, ora che le ricorda, sente ancora un nodo alla gola. Realmente vivere la perdita di qualcuno di così importante nella tua vita, o vivere cose tanto dure e dolorose come la perdita di un figlio, è una cosa troppo forte, dolorosa. Sono scene, puntate che hanno segnato la sua vita, che ancora oggi porta nel cuore, e che non le sarebbe mai piaciuto vivere personalmente,
ma che purtroppo ha vissuto. La morte di un figlio è sempre un qualcosa che comunque una persona lo porta a vita, no? È un dolore molto molto forte e difficile da superare. Però ritornando alle scene della telenovela Amore senza tempo, ovvero la morte di Edoardo, devo dire che sono state delle scene molto forti e tu sei stata davvero bravissima ad interpretare quella scena da un dolore così forte, sia tu e sia Alessandro, o meglio Ramiro Fumazzoni, quindi complimenti a tutte e due. Grazie, muchísimo. Ma dici un po', come ti sei trovata a recitare con Ramiro Fumazzoni? Mira, aver trabajado con Ramiro Fumazzoni fue una experiencia extraordinaria. Es un actor y un amigo que yo quiero y respeto muchísimo. Es un actor entregado, fuerte, poderoso, capaz, inteligente, intenso. Y como amigo es un hombre amable, cariñoso, respetuoso, solidario. Fue una experiencia maravillosa para mí haber compartido con Ramiro este proyecto. Espero que Dios nos vuelva a poner juntos en el camino y que volvamos a trabajar nuevamente. Ahora él está gozando del nacimiento de sus dos bebés junto con su esposa Jessica, pero es un hombre maravilloso, un gran actor con el que me encantaría, y un hombre guapísimo con el que me encantaría volver a trabajar. Lavorare con Ramiro Fumazzoni è stata un'esperienza straordinaria, un attore, un amico a cui Wendy vuole molto bene e che rispetta moltissimo. È un professionista, un uomo intelligente, intenso e come amico è amabile, affettuoso e solidale. È stata un'esperienza meravigliosa aver condiviso con Ramiro questo progetto e spera che possano tornare a lavorare insieme. In questo momento lui si sta godendo la nascita dei gemellini con sua moglie Jessica, ed è un uomo meraviglioso, un grande attore, però è anche un bellissimo uomo e lei sarebbe felicissima di lavorare ancora con lui. Wendy. In questa telenovela emergono molti profili femminili interessanti, personaggi nei quali molte donne possono identificarsi. Oltre a quello di Paola, interpretata da Edith Gonzalez, anche quello di Sonia, Berenice. Insomma, pensi che questo sia stato uno dei punti di forza della telenovela, motivo del grande successo che ha avuto? Come ti sei trovata a recitare con Edith, Andrea Noli, Gabriel, Veronica Marchand? Si è creato un bel clima sul set? Vi sentite ancora attualmente? Fíjate che fu un fenomeno hermosissimo che tutto questo gruppo di mujeres hubiéramos trabajado juntas, Dalia, Salvatore, perché somos ciertamente interpretamos personajes muy poderosos viendo diferentes circunstancias, y me parece que tocamos exactamente partes medulares dentro del mundo del género femenino, en el que cualquier mujer, no importando la lengua, ni el lugar, ni la religión donde viva, puede pasar por este tipo de situaciones. Yo creo que fue un fenómeno extraordinario que nos juntaran a este grupo de actrices, que nos lleváramos también y que hiciéramos todas un lazo tan fuerte y tan poderoso a nivel género. Y hoy por hoy formamos una amistad en ese proyecto y hoy por hoy continuamos siendo amigas. De hecho, te digo que yo, Andrea, tuve la oportunidad de conocerla y de trabajar con ella en este proyecto, y de ese proyecto para acá somos grandes amigas, muy, muy, muy amigas, muy cercanas, de llamarnos todos los días, cuando menos una vez. Y con Edith, y con Gaby, y con Berenice, y con Vero Merchant, y con todas las demás actrices, también mantenemos un contacto constante, cuando menos hablamos una vez por semana. Hicimos una liga de género preciosa y nos apoyamos muchísimo. Debo dire, Wendy, que è una cosa meravigliosa, in un ambiente in cui prevale l'invidia, che tu ci racconti questo. Sí, claro, es muy difícil la amistad, sobre todo en este medio donde los actores trabajamos con tantos personajes y sobre todo con tanto ego, ¿no? Pero sí te puedo decir que en este caso en particular, todas las mujeres que trabajamos ahí somos mujeres, primero somos mujeres, somos solidarias, somos actrices y después está nuestro ego. Por lo tanto, siempre hubo apoyo de todas hacia todas, para dejar que los personajes brillaran siempre en el momento en que tenían que brillar. Hicimos un gran trabajo en equipo, en donde todas nos permitimos
darnos la oportunidad de apoyarnos a cada una en determinado momento para permitir que cada una de nosotras brillara como tenía que brillar con su propia luz y con este poder que tiene la historia. È stata un'esperienza bellissima lavorare con questo gruppo di donne. Hanno interpretato personaggi molto forti, diversi, che vivevano in circostanze diverse e hanno toccato argomenti importanti del mondo femminile, nei quali qualsiasi donna, senza importare la lingua, la religione o la provenienza, si identifica. È stato un fenomeno straordinario che hanno messo insieme questo gruppo di attrici che hanno lavorato bene insieme. Oggi continuano a sentirsi, continuano ad essere amiche, ha conosciuto Andrea in questa telenovela e sono diventate grandi amiche, tanto vicine che si sentono tutti i giorni, almeno una volta, e con Edith e con Gabi, Berenice, Vero Masciante e altre attrici sono in contatto sentendo almeno una volta a settimana. Come dice Wendy, ci siamo unite come donne sostenendoci. Cara Wendy, devi sapere che sulla nostra pagina Facebook abbiamo ricevuto moltissimi messaggi da parte dei tuoi ammiratori italiani. Qualcuno si è rivolto a te chiamandoti Pantera dello Scobos. Come mai questo romignolo? Immagino che riguarda l'abbigliamento di Amparo in Vivi la Destiempo, meglio Amore senza tempo. En parte por el vestuario, porque Amparo es una mujer que se viste de negro siempre. Es porque Amparo, y en lo personal también te confieso, eso sí es mucha parte de Wendy de los Cobos. Soy una mujer muy poderosa, soy una mujer que siempre camina hacia adelante, soy una mujer que se levanta, soy una mujer que se trasciende, soy una mujer que cae, pero que se vuelve a levantar con uñas, con garras, que corre siempre, que se lame las heridas, que continúa su camino y que siempre que puede jalar a más en su manada los jala. Es una mujer protectora, capaz, inteligente, poderosa, fuerte y una mujer que va siempre hacia adelante y fiera. Una mujer fiera. Beh, Wendy ci dice che in parte per il look di Amparo, perché è una donna che si veste sempre di nero, in parte perché sì, mi confessa che qui c'è molto molto di Wendy dello Scobos. È una donna molto forte che sempre cammina guardando avanti, che si alza, che cade, che poi torna ad alzarsi con le unghie e con i denti, che corre, che si cura le ferite, che continua la sua strada. Insomma, è una donna che protegge, è capace, è forte, che è una donna molto fiera, che va sempre avanti, insomma è una donna inarrestabile, la nostra Wendy. Hai reso molto bene il tuo personaggio e hai trasmesso al pubblico la forza di Amparo, tanto che il pubblico l'adora. Me da muchísimo gusto, Dalia, porque de verdad es un personaje que yo hice con todo mi corazón. Hay mucho en Amparo de Wendy de los Cobos, hay mucho que yo le entregué a Amparo y hay muchas cosas que Amparo me entregó a mí. Realmente para mí es un personaje de los que he realizado a lo largo de mi carrera entrañable, que la tengo guardada en mi corazón y que a veces se los confieso a ti y a tu público, en muchas ocasiones sale de mi persona, en muchas ocasiones Amparo articula a través de mí y en muchas ocasiones Amparo está ahí siempre iluminándome y protegiéndome. Beh, Wendy è molto contenta di questo perché davvero l'ha fatto con tutto il cuore e c'è molto in Amparo di Wendy dello Scobos, come molte cose di Wendy ha dato ad Amparo e molte cose che Amparo ha dato a lei. Insomma, davvero è un personaggio che ha realizzato nella sua lunga carriera indimenticabile, lo porta nel suo cuore e che a volte lo confessa a noi del pubblico italiano, che in molte occasioni esce la sua persona. Amparo vive attraverso di lei e in molte occasioni lei è lì guidandola e proteggendola. Bene, continuiamo le domande dei tuoi fan. Io lascio a te la parola, Daria. Grazie Salvatore. Cara Wendy, devi sapere che nella pagina Facebook di Radio Vera Italia molte persone hanno scritto per porgerti alcune domande. Ne leggeremo solo alcune. Tiziana Burattini scrive: sei d'accordo che anche una donna possa vivere liberamente l'amore come un uomo? E poi aggiunge: come hanno giudicato i messicani il tuo personaggio? Sì, claro che sto d'accordo anche una mujer vive l'amore come un hombre, absolutamente d'accordo. Nosotras come mujeres tenemos el mismo derecho que ellos a amar de la misma forma en que aman ellos. Y bueno, se puede dar esta situación siempre y cuando se cumplan las tres reglas básicas del respeto
del respeto a la humanidad, del respeto entre humanos, no importando el género, sin lastimar a un tercero, con responsabilidad, con respeto y amor. El público mexicano lo tomó muy fuerte y sin embargo, y a los hombres, para muchos hombres al principio era una mujer muy respetadora, Amparo. Sin embargo, después y con el tiempo acabaron amando a Amparo, les gustaba muchísimo el personaje. Wendy è pienamente d'accordo, anche perché le donne hanno gli stessi diritti che hanno gli uomini, anche questo, cioè di vivere liberamente l'amore come fanno loro. Si può vivere questa situazione sempre quando si rispettino tre regole di base: il rispetto verso l'umanità, verso gli altri senza distinzione di sesso e senza far del male ad una terza persona, facendo le cose con rispetto ed amore. Il pubblico messicano ha accolto il suo personaggio in maniera molto forte. Senza dubbio, inizialmente molti uomini l'hanno vista come una donna troppo libera, ma poi hanno finito con l'amarla. E il suo personaggio è piaciuto moltissimo. Gabriele Di Costanzo ti chiede: qual è la scena della telenovela nella quale ti sei divertita di più? Ah, bueno, muchísimas, pero de mis escenas más gozosas y más divertidas fueron con el señor Humberto Zurita, que es uno de mis amantes de la historia. Fue muy divertido trabajar con él, fue muy enriquecedor. También con mi compañero Juan Manuel Bernal, a la hora de trabajar con él y hacer nuestras escenas sensuales de sexo rudo, también fue muy divertido. Nos la pasamos muy bien y nos divertíamos mucho. Beh, ci sono state molte scene che Wendy si è divertita tantissimo, ma le più divertenti sono state con Umberto Zurita, che nella telenovela interpretava appunto Ruggero, uno dei suoi amanti. È stato veramente divertente lavorare con lui, ti arricchisce tantissimo. Però facendo mente locale si è ricordato anche di Juan Manuel Bernal, che nella telenovela interpretava Patrizio, e ci racconta che nel momento in cui dovevano girare le scene di sesso scoppiavano a ridere entrambi. Wendy carissima, ti informo che anche qui in Italia molti uomini amano il tuo personaggio di Amparo. E proprio questa sera, tra i tanti messaggi arrivati sulla pagina della radio, ne abbiamo scelto uno che vuole parlare proprio con Amparo. Por supuesto, sarà un placer. È qui con noi Giorgio. A te la parola, Giorgio. Ciao Amparo, volevo chiederti: ¿cómo es stato el primo giorno sul set de Amore Senza Tempo? Uy, fue un día muy emotivo, fue un día lleno de muchas emociones, de mucha expectativa, de mucha esperanza, de mucho positivismo y de una energía muy positiva, muy fuerte y muy poderosa, porque, como les comentaba antes, todo el equipo hicimos, desde el primer momento en que empezamos a trabajar juntos, formamos una energía muy poderosa. Fue precioso. È stato un giorno molto emozionante, con molta aspettativa, molta speranza, positività e con una grande energia. Perché, come dicevo prima, con tutta l'equipe, dal primo momento che abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo avuto un'intesa molto forte. È stato molto bello. Grazie Amparo, buona serata e complimenti ancora per la tua recitazione. Gracias, muchísimos. Muchos besos y muchos abrazos para ti, Giorgio, aunque no tenga el placer. Desde el fondo de mi corazón, toco tu corazón y te mando un abrazo enorme, muchos besos y que Dios te colme de salud y bendiciones. Grazie, Giorgio. Molti baci e abbracci per te. Dal fondo del mio cuore tocco il tuo cuore e che il Signore ti colmi di benedizioni. Grazie mille, Giorgio. Grazie tanto. Buonasera, caro mio. Piacere. Muchas gracias. Anch'io un abbraccio, Amparo. Muchos para Giorgio. Grazie. Ti abbiamo visto spesso i ruoli da cattiva. Ti piacciono o avresti preferito interpretare ruoli più positivi? Mira, te voy a decir una cosa. Sin duda alguna, las chicas buenas se van al cielo y las buenas se van a divertir. La verdad es que la verdad es que las chicas malas también nos vamos al cielo, pero nos vamos a la parte del cielo donde siempre hay fiesta. Y para mí los personajes que he interpretado, aunque el público los llame villanas, pues yo diría que en cierto caso, hasta cierto punto lo son y no, porque somos seres humanos, somos personas que no somos dueñas del futuro, no sabemos qué circunstancias nos va a presentar la vida,
Y bueno, tenemos que tomarlas y sacar de ellas lo mejor y tratar de pasárnoslas bien. Finalmente yo creo que Dios nos manda a la tierra para eso, para que la pasemos bien, para que nos divirtamos y para que respetemos a los terceros también, ¿no? Yo creo que todo en esta vida se puede hacer siempre y cuando tengamos respeto por la gente que está a nuestro alrededor y no tratemos de dañar a nadie, ¿no? Que esa no sea la intención, sino la intención sea vivir plenamente respetando a los demás. Aunque bueno, uno que otro engañito por ahí no cae mal, siempre y cuando uno respete a la señora, ¿verdad? Allora, Wendy ci vuole dire una cosa, Le ragazze buone vanno al cielo, le ragazze cattive vanno a divertirsi. La verità è che anche le cattive ragazze vanno in cielo, ma nella parte in cui c'è sempre una festa. I personaggi che ha interpretato, il pubblico li chiama villanas, cioè cattive, ma fino ad un certo punto, perché lo siamo un po' tutti cattivi, no? E siamo esseri umani, persone, e non siamo padroni del futuro e non sappiamo cosa ci riserva la vita, così dobbiamo viverla tirando fuori il meglio, cercando di essere felici. Dio ci manda sulla terra per questo, perché possiamo vivere al meglio rispettando gli altri. E Wendy crede che si possano fare molte cose, ma solo rispettando le persone che ci sono vicine e senza fare del male a nessuno. Il fine è vivere pienamente la vita rispettando gli altri. È una cosa positiva avere qualche anno in più, sempre quando si rispetta la signora. C'è la sonda. Non si preoccupa, signora, voy a llevar a su marido un ratito, pero se lo regreso. Eso es. Bueno, quiero decirte que mi marido saldría muy, muy, muy volentieri contigo. Está bien, Dalia, porque así, mira, se lo prestas un ratito a Amparo, tú te vas a divertir un ratito, yo te lo entretengo y luego te lo regreso, mi reina, no pasa nada. Muchísimas gracias, eres un sol. Allora, Daria dice: hai perfettamente ragione. Wendy risponde: non ti preoccupare, mi lasci tuo marito per un po', poi te lo restituisco. Allora, oggi ragazzi, vi avevo preannunciato che questa sarebbe stata un'intervista proprio. Allora, scusate. Allora, Daria dice che suo marito uscirebbe molto volentieri con Wendy e Wendy risponde che va benissimo. Dice: tanto tu, Daria, esci, vai a divertirti, io gli faccio compagnia e poi dopo te lo rimando. E Daria risponde che ringraziandola che comunque lei è un sole proprio. Allora, Wendy, uno dei tuoi ultimi lavori è Sempre tu a Acapulco, una telenovela con elementi abbastanza classici, ambientata in location spettacolari, nel Triangolo del Sole, Acapulco, Tasco, Cuernavaca, con un cast stellare. Qui sei la mamma di Alberto Guerra, che qui in Italia abbiamo amato nel ruolo del perfido Ramiro e il diablo in Passion Morena, una telenovela con un grande elenco, con altri attori noti al pubblico italiano come Cecilia Ponce, che interpretava Corina in Vuelve a Querer, Aura Cristina Geithner in Cielo Rojo, Gabriela Rohel nella telenovela Io non credo agli uomini. Ma ci racconti un po' di questa esperienza? Mira, yo en Siempre tuya Acapulco tuve la oportunidad también de representar a una mujer fuerte. Estuve muy, muy contenta y con grandes actores, grandes compañeros, grandes estrellas y actores juveniles con los que disfruté mucho trabajar. Y también fue un personaje, más una mujer amargada, una mujer rencorosa, una mujer con mucha carga emotiva, con muchos complejos, y que bueno, que a lo largo de la historia también paga y paga con creces el actuar de esa manera tan, tan despreciable y tan miserable hacia los demás. Es un personaje fuerte, poderoso y capaz, que aprende muy bien su lección y que aprende muy bien que no es sano ni bueno ir por la vida lastimando a los demás, porque la vida pasa factura, no los demás. Dios no es malo, Dios es bueno. Es la vida la que pasa la factura.
anche in Sempre tu at Capulco interpreta un personaggio duro e potente, Wendy. Ha lavorato con grandi attori, grandi compagni, delle vere stelle, anche tra gli attori giovani con i quali si è trovata benissimo. Il suo personaggio è quello di una donna amareggiata, piena di rancore, con una grande carica emotiva e molti complessi. Alla fine della storia paga per il male che ha fatto agli altri, apprendendo la lezione che non è una cosa sana o buona fare del male alle persone, perché la vita presenta sempre il conto. Dio non è cattivo, è buono, ma, sottolinea Wendy, è la vita che presenta il conto. Sei mai stata in Italia? Sì, claro, el año pasado estuve por Italia. Italia es un país que yo amo muchísimo. Amo a su gente, amo a sus personas, amo a su comida, amo sus lugares, amo su historia, amo su arte, amo su literatura, amo su moda, amo muchísimas cosas de Italia. Italia es un país que yo quiero, admiro y respeto muchísimo. Es un país entrañable para mí, es un lugar donde he pasado grandes momentos de mi vida, donde tuve la oportunidad de llevar a mi madre el año pasado y estar por ahí visitarlo. Me encantaría recorrer todo Italia. Desafortunadamente, pues no he tenido ni el tiempo ni el dinero, sobre todo, para hacerlo, pero creo que no me voy a quedar con las ganas de hacerlo, porque de verdad amo Italia, amo su país, amo a su gente y amo todo lo que tiene que ver con Italia. Así que muchas gracias y me siento muy bendecida de poder compartir con ustedes todo esto. Wendy è stata in Italia lo scorso anno, ama moltissimo il nostro paese, la gente, la cucina, i luoghi, la storia, l'arte, la letteratura, la moda. Per lei l'Italia è un paese davvero magnifico, lo ama tantissimo e lo rispetta molto. È un luogo dove ha trascorso momenti indimenticabili della sua vita e dove ha portato sua madre appunto lo scorso anno. Ed essere lì, visitarlo, le piacerebbe visitare tutta l'Italia. Sfortunatamente per tempo e per soldi non ha avuto modo di farlo, però pensa che non rimarrà con la voglia di tornare, perché lei ama questo paese, ama la gente e tutto quello che riguarda l'Italia, e ci ringrazia tantissimo e si sente davvero molto fortunata di poter condividere tutto questo con noi, il pubblico di Radio Vera Italia e della telenovela Amore Senza Tempo. Tre aggettivi che daresti al nostro paese. Hermoso, entrañable, delicioso. Bellissimo, indimenticabile, delizioso. Bene, siamo giunti alla fine di questa meravigliosa intervista. Abbiamo conosciuto finalmente la nostra Amparo della telenovela Amore Senza Tempo, ma abbiamo conosciuto principalmente Wendy dello Scobos. Allora Wendy, prima di salutarci, ci puoi dire quali saranno i tuoi progetti futuri? ¿Qué tengo planeado para el futuro? Bueno, como les comento, ahora mismo me encuentro grabando El Señor de los Cielos tercera temporada. Y para inmediatamente después de esto empezar a leer varios proyectos de teatro que quiero producir. Quizá en alguno de ellos actúe, pero mi idea más bien es producir. Y bueno, yo tengo también una tienda de alimentos orgánicos veganos y dedicados hacia la vida saludable. Me voy a dedicar también un poco a esto. También soy psicóloga clínica y quiero regresar otra vez a consulta con mis pacientes. Y haciendo todo esto, constelando también en mi vida familiar y montando teatro. Y para el 2017 vienen grandes sorpresas. In questo momento sta girando la terza serie del Señor de los Cielos e subito dopo inizierà a valutare alcuni copioni che vorrà produrre a teatro, però non sa se reciterà in alcuni, però la sua idea è quella di produrre. Ha anche un negozio di alimenti vegani, vuole dedicarsi alla vita salutare e tra l'altro è anche psicologa e vuole ritornare ad esercitare questa professione e anche occuparsi della sua vita familiare, organizzare il teatro, e per il 2017 arriveranno grandi sorprese che poi ci racconterà. Cara Wendy, desidero informarti che il fan numero uno è qui con noi ed è proprio Salvatore, perché nel gruppo di Facebook dove si commenta la telenovela Amore Senza Tempo, non dico quello che scrive, non lo dico quello che scrive, è innamorato
di te e fan numero uno di Amparo. Vedi tu. Hermoso, te mando muchos besos de parte de mí, de parte de Amparo. Y Amparo dice que te los pongas donde tú quieras. Grazie, Wendy, grazie. O meglio, grazie Amparo che mi mandi un bacio dove voglio. Vabbè, il bacio sulla guancia, va? Ma anche sulle labbra va bene ugualmente. Wendy, è stato un vero piacere conoscerti come persona e come donna. Come attrice ti abbiamo conosciuta e sei straordinaria. Hai saputo dare vita ad un personaggio che non era sicuramente facile per le sue sfaccettature e al quale hai dato tantissimo. Grazie di tutto cuore per il tuo tempo. Gracias a ustedes, gracias de verdad también con todo mi corazón. Les mando mi corazón, reciban muchos besos, muchos abrazos. Me siento muy emocionada, me da muchísimo gusto. Gracias a ustedes, gracias por seguir la historia, gracias por acoger y apoyar a mi Amparo tanto. Un personaje que amo, quiero tanto y llevo tanto en mi corazón. Gracias, que Amparo le sirva de ejemplo a muchas mujeres para levantarse, para seguir adelante, para trascenderse y para saber que siempre, siempre, no importa lo que pase en la vida, siempre hay luz y siempre hay esperanza. Wendy ci ringrazia con tutto il suo cuore, ci manda il suo cuore e ci manda tanti baci e abbracci. È molto emozionata e ci ringrazia per aver seguito la storia, per aver appoggiato e aver voluto bene alla sua Amparo. È un personaggio che ama tantissimo, che porta nel suo cuore e spera che possa essere di esempio a moltissime donne per rialzarsi dopo una caduta e andare avanti. E per ricordare che qualsiasi cosa accada nella vita, sempre c'è una luce e una speranza. Grazie mille Wendy per questa bellissima intervista anche da parte di tutto il tuo pubblico italiano all'ascolto e speriamo di risentirci molto presto. Sappi che a Radio Vero Italia sarai sempre la benvenuta. Muchísimas gracias, Salvatore, precioso. Te agradezco muchísimo. Yo te agradezco a ti, a Dalia, a tu público, este cariño, este afecto, esta cercanía. Y gracias por todas sus atenciones. Y será un placer que estemos nuevamente juntos. Y bueno, a lo mejor más pronto de lo que creemos, podremos vernos las caras y abrazarnos físicamente. Pero desde aquí reciban un abrazo fuerte, poderoso, cariñoso. Y con todas las bendiciones y con todas las luces que me puede dar. Wendy ci ringrazia, ringrazia me, ringrazia Daria e tutto il suo pubblico per l'affetto, la vicinanza, le attenzioni che abbiamo avuto e sarà un vero piacere restare in contatto con noi e chissà che prima di quanto si possa pensare potremmo incontrarci di persona e darci un abbraccio. Da qui intanto, o meglio da lì in Messico, intanto che possiamo ricevere il suo abbraccio forte, potente e pieno d'amore, di benedizione e di luce. Grazie Wendy. A todo nuestro público de Vivir Senza Tempo les mando muchos besos enormes, fuertes, poderosos, mucho cariño, mucha luz, mucho amor. Y a todos mis hombres guapos, chiquitos, feos, gorditos, como sean, a todos mis hombres de mi público de Vivir Senza Tempo, les mando muchos besos fuertes y ardientes de mi querida Amparo. Allora, grazie Wendy. Allora, traduco un attimo per il pubblico che ci sta ascoltando. Allora, Wendy dice che a tutto il suo pubblico di Amore Senza Tempo manda baci enormi e forti, molto affetto e amore. E a tutti i suoi uomini, grandi, piccoli, belli, brutti, magri, grassi, insomma, manda a tutti gli uomini del pubblico di Amore Senza Tempo baci di fuoco da parte della sua cara Amparo. Grazie Wendy per le tue parole. Grazie a ustedes, hermosa. Dalia, Salvatore. Grazie. Grazie.
Ringraziamo ancora Wendy dello Scopos, o meglio la nostra Amparo, per la sua disponibilità nell'averci regalato del suo tempo a tutto il pubblico di Radio Vero Italia e della telenovela Amore Senza Tempo. Ma mi piacerebbe sapere da te, Marianna, ma anche da voi che ci state ascoltando, magari scrivendo nella pagina Facebook di Radio Vero Italia, un vostro pensiero su Wendy dello Scopos come attrice e come persona. Vi è piaciuto? Cosa ne pensate? Mary, a te un commento su questa magnifica attrice. Salvo, questi attori di telenovelas ci sorprendono sempre. Wendy dello Scopos è stata una bellissima sorpresa. Ci ha mostrato il suo lato ironico e autoironico, con le battute che si è scambiata con voi, veramente molto divertenti, e poi anche il suo lato fragile. Mi ha colpito moltissimo quando ha raccontato che la scena della morte di Edoardo ha segnato profondamente la sua vita, e questo è proprio un sinonimo di grande sensibilità, quindi 10 e lode per la Super Amparo. Sono pienamente d'accordo con te, Marianna, un 10 e lode alla nostra Amparo. E poi soprattutto, cioè, veramente, guardate, c'è dell'incredibile quando la finzione, come in questo caso la morte di Edoardo, tocca un attore anche, diciamo, nella vita reale, veramente significa tanto, veramente tanto. Certo che ne abbiamo intervistate di tanti di attori, e c'è sempre qualcuno che ci stupisce, c'è sempre qualcuno che ci insegna qualcosa, c'è sempre qualcuno che ti suscita anche delle emozioni forti, non solo nelle loro interpretazioni, ma anche nel, diciamo, nel loro quotidiano, anche nel corso di un'intervista. Beh, ma cara Marianna, le sorprese non sono finite qui, non finiscono qui, perché c'è in riservo una in particolare proprio per te. Marianna, les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos, luz y muchas bendiciones. Que Dios nos ponga en el camino nuevamente y físicamente para podernos abrazar y besar en persona. No, Salvo, qué bello, veramente non me l'aspettavo, una sorpresa bellissima. Grazie Wendy per le tue belle parole, e spero anch'io di poterti conoscere di persona un giorno. Davvero grazie, grazie di cuore. Bellissimo. Salvo, ma con queste sorprese mi sorprendi. Vabbè, diciamo che ti perdono anche sta storia dell'intervista senza di me. Diciamo che adesso veramente ci ho messo una pietra sopra. Dimenticato. Grazie Mary, veramente troppo buona. Guarda, anche se, come ha detto prima Daria, che amo, sono innamorato di 2000 ragazze, eccetera eccetera, beh, sappiate che voi siete le mie pupille. Tu, Marianna, sei la pupilla destra e Daria la pupilla sinistra. Non oso pensare se dovesse venirti la congiuntivite, ecco. E malgrado la sviolinata, Marianna ed io siamo consapevoli che sei molto richiesto e che hai una serie innumerevole di fidanzate. Non aggiungiamo altro. Non aggiungiamo altro, cara Daria, altrimenti qua andiamo a mille una notte. Bene, prima di lasciarci però dobbiamo informare tutti i radioascoltatori che molto presto verrà trasmesso uno speciale, sempre qui su Radio Vero Italia, dedicato alla telenovela. Uno di voi parteciperà al programma esprimendo tutto ciò che pensate su Amore Senza Tempo, dalla storia, personaggi, le musiche e quant'altro. Infine, a nome mio e di tutto lo staff, desideriamo salutare un fantastico gruppo creato su Facebook, dedicato proprio a questa magnifica produzione, dal capogruppo Valerio Comilu ai suoi collaboratori Anna Paola Albano e Antonia Gargano, che in questi mesi hanno realizzato tantissime cose meravigliose all'interno del gruppo. Salutiamo l'amministratrice Viviana Pizzi e tutti i membri che compongono questa straordinaria fan miglia, da Simona Simon e Silvia Italia, che hanno partecipato all'intervista di Ramiro Fumazzoni realizzata sempre da noi di Radio Vero Italia, a Isabella Pagano, Lucia Bitono, Lucia De Martino, Patrizia Massimo, Laura
Laura Masi, Elena Tommasi, Angela Di Salvo, Giuliana De Beni, Maria Papa e tantissimi altri. A tutti gli amici di Radio Vero Italia auguro un bellissimo 2016 e mi raccomando, restate insieme a noi perché arriveranno tante tante altre sorprese. Buon anno di vero cuore. E buon anno anche da parte mia, buon anno a tutti, a presto, ciao. Buon anno a tutti.